Salve a tutti e benvenuti nell'undicesimo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition, registrato su PC in 4K a 60 fps. Nello scorso episodio avevamo finalmente scoperto la verità su Kuro, il perché ce l'avesse con la luce dall'albero dello spirito e con noi. E eravamo anche sfuggiti all'elemento dei venti nelle rovine abbandonate. Ed ora siamo atterrati qui. Dopo essere stati nel nido di Kuro, con Kuro che è sulle nostre tracce. Infatti, come vedete, appena noi usciremo allo scoperto, lei arriverà per colpirci e dovremo ripararci in un posto in cui non può vederci. Per esempio, sott'acqua non può vederci. O anche dietro gli alberi. Vedete, fino qui siamo coperti. Il ragno ci servirà, quindi non dobbiamo ucciderlo. Ci servirà un suo proiettile per abbattere quel tronco. E poi, tra l'altro, morirà da solo, per poterci permettere di passare e non farci scoprire da Kuro. Ecco, e una volta qui, come vedete, quel muro è frantumabile, però ci serve il mostriciattolo qui sopra. Dobbiamo farlo scendere e tirarlo di là con molta forza, in modo da liberare il percorso. E qui dobbiamo invece sfruttare questo legno marcio e portarcelo come copertura fino alla fine. Ci è mancato poco, ma siamo salvi. Questa volta siamo scampati alle sue grinfie per un pelo. Ora è chiaro perché ci dà la caccia. Kuro sta solo proteggendo il suo piccolo. Ma ricorda, Ori, l'elemento del calore è l'ultimo da attivare. Ci serve la pietra solare che si trova in cima al passo del dolore. Dobbiamo cavalcare i venti, loro ci mostreranno la strada. Ed eccoci finalmente arrivati al passo del dolore. Dobbiamo andare nell'angolo in alto a sinistra della mappa. Guardate rispetto a dove siamo noi. Dobbiamo fare un lungo percorso per arrivare su. Nuovo obiettivo: recupera la pietra solare al passo del dolore. Ora però abbiamo i venti dalla nostra parte. Infatti, come vedete, possiamo salire molto più velocemente e muoverci nella mappa. Anche tu, caro amico, fuori dalle palle, via tutti, sciò. E si sale. Eccoci qua. Anche lui se ne va a morire, portandoci della buonissima esperienza. Eccoci, tornati qua. Ora abbiamo la possibilità anche di usare i venti per superare queste parti. Io qui salvo e sblocco una nuova abilità, Fiamma divisa. Permette alla fiamma dello spirito di danneggiare due obiettivi alla volta. Questa può esserci utile. L'esplosione di luce non è la fiamma caricata, è una cosa diversa. E sarebbe l'altra abilità insieme alla rapidità che viene sbloccata nel DLC. Qui possiamo salire dove prima non potevamo andare, però il passaggio è ancora bloccato. Quindi questa sfera abilità rimane lì. Ora possiamo danneggiare due obiettivi alla volta, come vedete, con la fiamma caricata. Salvo di nuovo. E possiamo anche salire molto più velocemente qua. Arrivare qui dove non potevamo andare in precedenza e prendere dell'altra preziosissima esperienza. E salire con molta facilità fino ad arrivare di nuovo a questo punto di salvataggio. E come vi dissi nell'episodio del Bosco Nebbioso, ora torneremo qui al Passo del Dolore. Allora, là vedo un altro pezzo di esperienza da prendere. Qui, credo, qui vicino, eccolo qua. Anche bella grossa. E si continua a salire. Questa era la parte con i gufi, che ora possiamo anche evitare in questo modo. E se li portiamo fino qua, possiamo sfruttarli per darci lo slancio ed arrivare lì in alto.
Ecco fatto, e prendere dell'altra preziosissima esperienza. In modo da salire di nuovo di livello. Salvare, prendere dell'altra energia, vedere se possiamo sbloccare altre abilità. Che a questo punto direi di prendere. Potremmo puntare a potenziarci ulteriormente l'attacco. Oppure qui, dove ci cureremo di più quando salviamo la partita. Quindi direi di andare qui. Perché tanto la potenza d'attacco non ci servirà più di tanto. Ora che possiamo attaccare anche due obiettivi insieme, siamo molto più veloci a sconfiggere i nemici. E si sale lungo il tortuoso passo del dolore. Eccoci qua. Forse qui c'è un passaggio segreto? Nope. Ovviamente i gufi li respingiamo sempre. Così come le ranocchie. Via, via tutti. Ok. Ah, mi prendono comunque. Minchia. Tosta, eh. Ah, faccio anche che mi suicido. Ok. Così riparto da qua full vita. Esattamente. Ed ora qui ci sarà da fare un bel po' di roba. Al passo del dolore. Come vedete qui abbiamo una porta che si apre solo con quattro sfere d'energia che decido di utilizzare. Perché qui mi sembra che ci sia qualcosa di interessante da prendere. Si possono usare anche queste rocce per usare il colpo. Esattamente, in questo modo. E qui sopra ci sarebbe il frammento di pietra. Esattamente. Mentre qui si può rompere la pietra ed inserire proprio il frammento di mappa di pietra. Guardate quanto è lungo il passo del dolore. Ovviamente non lo finiremo tutto in questo episodio perché ci metteremo un po' troppo tempo. Però in due episodi, come sempre, ce la si fa. Così facendo abbiamo sbloccato questa parte. No, con calma. Ecco qua. Attenti a questi nemici assassini che vi attaccano. Esattamente. Qui si può recuperare un po' di vita e anche salvare la partita. Guardali come rinascono. Qui sopra c'è un passaggio segreto che è indispensabile per proseguire nella trama, dato che serve per prendere una chiave di volta. Eccola qua. Ed ora ne abbiamo due. I nemici non è indispensabile ucciderli sempre tutti, eh. Beh, se si riesce li si ammazza, altrimenti li si lascia lì. Ecco qui la faccenda è un po' più tosta. Dato che ci sono anche questi laseroni che vogliono ucciderci. Ecco fatto. Altra chiave di volta presa. Altro punto di salvataggio che mi prendo e mi recupero dell'energia. Ed ora si deve anche risalire. Dove era l'altro? Infatti qui stavo per morire male. Ok, e si può salire qua. Qui ci siamo già stati, però riprendo l'energia. Niente, l'ho ripresa un po' male. Quel nemico continua a farmi paurissima, così come questa ranocchia che vorrei uccidere. Esattamente. Qui è dove avevamo aperto la porta. E ce ne manca una di chiave di volta. Proviamo a vedere se è qui in alto. Oltre queste rane. Minchia. Torniamo su molto velocemente. Attenti al laser. Qui si può passare. E si può andare su. Respingendo anche i proiettili alla rana.
Esattamente. È difficile combattere questi nemici perché sai che da un momento all'altro potrebbero ucciderti. Eccolo l'ultimo. Ed ora bisogna trovare il cancello dello spirito. Potrebbe essere da questa parte. Ecco fatto, eliminiamo questi. Qui sotto non credo. Loro qui continuano a cercare di ucciderti. Noi recuperiamo dell'energia e vabbè. Riprendiamo il frammento. Risalviamo. E direi di salvare di nuovo per curarmi più che altro. E vediamo di trovare quel frammento, quel cancello dello spirito, volevo dire. Potrebbe essere qui sotto. Anche se no, qua ci siamo già stati. Potrebbe essere in un passaggio magari segreto? Aia. Aia. Niente. Che strano. Mi sembra strano non trovarlo, sinceramente. Potrebbe essere un po' più qui in alto. No, qui bisognerà arrivarci da sopra. Io salvo ancora per prendere più HP. Magari più sotto. No, così si esce del tutto. Anche se qui c'era un punto abilità che non avevo preso. Esattamente. E direi di salvare di nuovo. Il cancello è davvero strano non trovarlo, però, eh. Non ricordo più dove l'hanno cacciato. Qui sotto non c'è. Qui sopra nemmeno. Ah, ok, ho capito. Ecco perché rinasce sempre questo tizio. Perché bisogna fare così. Eh sì. Sono stato pollo io. A non capirlo subito. E infatti il cancello è qui. Bisogna sempre usare gli elementi dello scenario a proprio favore, Nori, per poter proseguire. Bisogna usare la planata in maniera efficace, non come ho fatto io. Liberiamoci di questi affari. Vabbè, oh, però adesso va bene tutto, eh. Ecco qua. Si libera così il passaggio qui. E si distrugge anche questa rana. Muori pure tu. Ci si ricarica un po' di vita. Attenti al ragno che spara lì. Usate uno di questi proiettili per andare qui sopra. Esattamente. Cioè, se ho un po' di esperienza, se ho una leva da usare. Per poter prendere quell'altra abilità. E non abbiate pietà poi con il ragno. Uccidetelo e salvateli proprio in faccia. Qui bisogna usare un'altra abilità per salire che non abbiamo. Perciò proseguiamo da questa parte. Gli spazi diventano sempre più stretti. Però qui abbiamo sbloccato un'altra sfera abilità. Un'altra cellula abilità. Fortunatamente non siamo carenti di energia, mentre questa rana è carente di vita. Se solo la colpissi. Esattamente. Qui sopra c'è un passaggio segreto magari. Nope. Io salvo di nuovo per avere sempre più HP. E di qui cosa c'è? Vediamo dove sto andando. Allora, le chiavi di volta sono tutte di qua.
Allora andiamo prima dall'altra parte, dai. A prendere le chiavi di volta. Qui è abbastanza semplice in realtà, eh. Adesso dico così poi morirò male, però. Eccoci, un'altra meccanica. Delle palle che vengono mandate in su dall'aria. Mentre qui abbiamo un'altra sfera di energia. O meglio, una cellula energetica. Ehi, calmo, Ori. Possiamo aprire quest'altro cancello dello spirito. E buttare la sfera di energia lì. No, vai dentro, grazie. Ecco fatto. Buttiamola lì sotto. Salviamo. E facciamola cadere. E arriviamo dove eravamo prima. Questa sfera ci serve per bloccare il raggio. Il raggio della morte. Ecco Ori che spinge la palla. Ecco fatto. E qui c'è un altro enigma con le palle. Perciò, come prima cosa, dobbiamo per forza bloccare quel raggio. Quindi tiriamo in su la palla. E mandiamola. L'ho mandata dall'altra parte, mannaggia me. Ecco fatto. Mandiamola lì. E quella starà lì a bloccare quel raggio. Mentre questa rana deve crepare. Esattamente. Ora posso bloccare il raggio laser con questo chiodo. E usare la palla per bloccare l'altro raggio laser qui. Ecco fatto. E distruggere questa zona per far salire il vento e andare ancora più in alto. Di più, ancora più in alto. Eccoci qua. Qua si salva e qua finisce anche il video. Perché nel prossimo episodio affronteremo e completeremo del tutto il passo del dolore. Perciò ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.